c'è qualcosa che non va, perché questo voleva essere il disegno della particella fermata, quindi lui sta allegramente trascinando con sé i punti che sono vicini, vede il campo colombiano, per intenderci, a bassa velocità, quindi non ci sono dipendenze angolari. Poi la particella è fermata. Cosa vuol dire? Che lui, invece di trovarsi qua, si è fermato qui. Quindi i punti vicini hanno già a conoscenza il fatto che si è fermo. Questo punto qua fuori, come vi ho già detto, non sa ancora che si è fermato e pensa che la particella, in un certo istante in cui è qua la particella, lui crede che si trovi qua. E quindi questa linea di campo, che quando arriverà l'informazione sarà dritta, nel frattempo questa qua, no, il disegno parla da solo. La cosa che mi sta creando difficoltà in questo momento e non ho la lucidità per trovare dove sto sbagliando nel raccontarlo è che viene fuori che il vettore di pointing ha un flusso negativo. Però questo non torna, perché l'onda elettromagnetica, l'informazione che lui si è fermata, sta propagando in quella direzione, come vedete dal disegno. E propagando in quella direzione, il flusso di energia deve essere di là e non verso l'interno. Quindi c'è qualcosa che non va in questo disegno. Questo disegno è un po' l'opposto, dove la particella prima è ferma, poi viene spostata, avete un po' l'opposto, e questo disegno viene corretto. Quindi da qualche parte, quando ho fatto questo disegno anni fa nel mio quaderno, è molto semplice, viene. Se avessi fatto questo, mi sarei accorto che c'è qualcosa che non va nel mio modo di raccontarlo, e non mi sono mai accorto di questo. Quindi ho appena imparato qualcosa, che c'è qualcosa di troppo, di non sufficientemente chiaro in questo discorso, che fa venire la risposta corretta anche quando c'è la situazione della particella che si muove e viene fermata. Io ho sempre raccontato questo e non mi sono mai accorto di non avere, in questa narrazione c'è qualcosa che bisogna raccontare meglio, c'è forse un dettaglio nascosto che mi sta sfuggendo. Perché in questa versione qui, dove la particella è ferma e poi viene spostata, questo punto non sa ancora che si è spostato, quindi lui continua a puntare in questa direzione, la linea di campo è per di qua. Invece questo punto, che ormai sa che la linea deve puntare come la culeo di un porcospino, è d'accordo, quindi l'increspatura è così. E l'increspatura messa così, allora esce, come potete vedere, perché il campo elettrico è per di là, il campo magnetico, di nuovo, la particella si sta spostando, esce, e quindi viene fuori una S così, che ha sì un flusso diverso da zero, ma ha un flusso positivo. E questo torna con l'interpretazione ingenua, che quando avete una propagazione di un'onda, l'energia va con l'onda. Invece, perché l'onda sta andando così, viene fuori che S è nella direzione sbagliata. Quindi c'è qualcosa che io devo levigare, devo trovare dove è il dettaglio su cui sto sbagliando. In questo momento non lo vedo. Okay. Il messaggio comunque a cui voglio cercare di arrivare è che finché la carica si muove di moto rettilineo uniforme, il flusso di S è zero, e essendo zero il flusso di S, la particella non perde energia. E questo è anche un bene, no? In fondo Galileo sta dicendo da un sacco di tempo il principio di inerzia, cioè che una particella che si muove di velocità costante sta per l'appunto non cambiando energia. Sarebbe un guaio se quella particella bastasse che fosse carica, che lui cambia la sua energia cinetica. Quindi quando la particella viaggia a velocità costante, che il flusso di S sia zero è consistente con quello che sappiamo della fisica, che le particelle che per l'appunto vanno a velocità costante non perdono energia, vanno sempre alla stessa velocità, non sta perdendo energia. Invece se accelera sta perdendo energia, perde energia. Quindi capite come questa freccia che va verso l'interno, l'energia sta aumentando, c'è qualcosa che non va, non lo vede in questo momento. Meditateci voi, magari ne parliamo all'orale. La formula dalla quale questa narrazione con le increspature nei campi
la formula che si deduce nel PowerPoint, è raccontato in dettaglio questo, con la narrazione delle linee di campo che devono aggiornarsi e c'è un'increspatura, uno può ricavare, non lo chiedo, c'è nel PowerPoint, così vedete che è una formula che si può dimostrare, non piove dal cielo come un coniglio da un cilindro, si dimostra questa formula. Se E rappresenta l'energia, non voglio usare E maiuscolo perché non voglio confondere col campo elettrico, quindi l'energia persa per unità di tempo per il raggiamento, perché vedo perso? Perché c'è un segno meno, è proporzionale alla carica al quadrato ed è proporzionale all'accelerazione al quadrato. Poi nel sistema internazionale ci sono delle costanti che appaiono e c'è velocità della luce al cubo e c'è epsilon 0. Voglio che voi verifichiate, questa è una domanda che chiedo, qual è la formula della perdita di energia per il raggiamento, e voglio che poi voi mi verifichiate dimensionalmente se la formula è corretta. Quindi prendete la dimensione della carica, di un'accelerazione, della velocità al cubo, di epsilon 0, e verificate che viene fuori energia diviso un tempo. Ok? Quindi questi sono watt. Già al secondo persi, cioè il segno meno. Ok? Quindi se voi prendete un elettrone e l'accelerate, o la fate andare più veloce, o la frenate, perde energia. Questo è il senso. C'è qualcosa che non va in questa narrazione qua, queste delle increspature. Ok? Spero di riuscire a capirlo entro giovedì, perché ho altre cose da fare domani, no? Altre lezioni per l'altro gruppo. Spero di trovare il tempo e l'ucidità di sbrogliare questo problema. Che è basato sul, ripeto, l'increspatura delle linee. Quindi mi sembra forse il punto dove potrebbe esserci il dettaglio è il campo magnetico, perché in questi disegni io metto il campo magnetico in modo molto preciso. Quindi in effetti potrebbe darsi che siccome io sto accelerando il campo, devo vedere come va il campo magnetico. Infatti forse possiamo già vederlo dal disegno. Ecco, forse sto per improvvisare una possibile sbrogliare la situazione. Forse il campo elettrico è messo dalla direzione sbagliata, perché quella è un'onda che viaggia verso l'alto, lo vedete, no? L'increspatura, come la corda, in che direzione sta andando? Sta andando di là! Io ho un'intuizione di aver ragione, di aver trovato il modo per narrarlo. E vai! Ecco la narrazione. Il disegno mi dice che l'onda, che direzione sta propagando questo benedetto onda? Sta propagando in questa direzione. Qual è la regoletta? Che E, B e K devono essere come la mano destra. Quindi se K è di là, pollice, E è di qua, com'è il B? Non è uscita, è entrante! Yes! Yes! È entrante! K verso l'alto, la direzione di propagazione è questa. Se la B è questa qua, dov'è la B? Sì, se la B è quella verde, la E è quella verde, la B, la rossa, è entrante, quindi non è un punto, è una X. Ecco, questa è una X. Lo vedete dalla regola, che questa è la direzione di propagazione e questo è data da E prodotto vettore B. E quindi se questo è vero, la S non è più così per la peppa. Quindi ho il campo elettrico con questo verde. Verde è questo è entrante, quindi così. Eccolo là, è uscito. Esce. Vediamo cosa succede qua. Speriamo che quella soluzione lì non crei un problema qua. Ma che cazzo? Capito? Io ho sistemato questo disegno col gioco della mano destra. Ma adesso spero che questa soluzione non mi impasticci questo. È chiaro che l'increspatura sta viaggiando in questa direzione, no? Al passare del tempo, l'increspatura è così, no? L'increspatura sta viaggiando per di là.
Quindi speriamo che facciamo. Allora, la direzione di propagazione è questa. Il campo elettrico è la verde, quindi io ho X, E B, uscente. Ok? Cioè, questa interpretazione non ha rovinato questo disegno, per un attimo ho avuto paura. Hola, devo fare un appuntamento, beh, c'è sul filmato. Sono contento, ho avuto la lucidità, nonostante la stanchezza, di vedere forse lo spiraglio. Perché questa qua deve essere molto forte. Certo che quello vale per le onde piane, allora uno potrebbe dire, ma professore, queste sono solo proprio onde piane, però quando vedrete il PowerPoint vi accorgerete che più grande è il cerchio, non è un cerchio, è la sfera, guardate qua, è il flusso su una sfera, non su un cerchio, più grande è la sfera, più queste increspature rassomigliano a onde piane, quindi, però, yes, yes, I got it, oh, perché era così imbarazzante, no? Che cazzo. Sbagliano, bello sbadiglio. Yeah. Ci siete? Cioè io quale sbaglio stavo facendo? Lo sbaglio che stavo facendo è di prendere il valore della direzione del campo, campo magnetico preso da questo disegno. Ma questo disegno, questa direzione è in, questo è uscente e questo è entrante, veniva da un ragionamento di simmetria, è una carica che si muove come una corrente in un filo e quelle sono le linee di campo. Invece qua il ragionamento di simmetria non fila, perché non è, certo c'è una vaga simmetria assiale, ma qua qualcosa di molto diverso è cambiato, non c'è una simmetria fronte, dietro, davanti, qua c'è una simmetria sferica in qualche modo. Beh, non è proprio vero, questa è la simmetria cilindrica. Quello che sto dicendo è che aver disegnato le linee B, i punti B o XB nello stesso modo qua era là l'errore, devo ragionare. Il mio modo di disegnare B non è basato su questo disegno, ma è basato su questa regola. Era là l'errore. Ho preso qui, era un punto rosso e qua ho messo un punto rosso. Eh no, fermi! Il B deve avere la direzione giusta consistente con quella regola, d'accordo? Quindi qual è la conclusione? Che in questo disegno punto esclamativo, questo punto esclamativo, quindi questo è maggiore di zero. Questo lo possiamo cancellare, capiamo l'origine dell'errore di aver usato ciecamente questo risultato là. E cosa concludiamo? Che se noi acceleriamo o freniamo, usiamo l'espressione colloquiale della parola, acceleriamo nel senso che pigiamo il gas, facciamo andare più veloce, aumentiamo la velocità dell'elettrone o del protone, o diminuiamo lo speed del protone, lo fermiamo, se gli diamo una mossa o lo fermiamo, e in entrambi i casi, per fortuna ho trovato l'errore, il flusso di S è positivo, in entrambi i casi l'energia sta, cosa sta succedendo? L'energia qua dentro sta uscendo, c'è un flusso, questo cos'è? È una densità di corrente di energia, che l'energia, la corrente di energia sta uscendo, sta fuoriuscendo energia sotto forma dell'onda elettromagnetica. Cioè, cos'è l'onda elettromagnetica? È un'increspatura sia nel campo elettrico che in quello magnetico. E capite che c'è un'increspatura anche in quello magnetico, perché per esempio pensate a questa versione, perché certo si sta muovendo, che era questo caso qua, poi si ferma. Com'è l'increspatura del campo magnetico? Cominciamo forse a vederlo, perché prima il campo magnetico è uscente, poi quando si blocca c'è un'increspatura del campo magnetico, in questo istante sta entrando, c'è un'increspatura anche nel campo magnetico, prima uscente e poi sta entrando. Pensateci un attimo,
se c'è un'increspatura nella, nel campo E, c'è un'increspatura nella B, perché la E e la B fanno la stessa cosa, in direzione diversa, ma fanno la stessa cosa. Giusto? Ecco che comincio forse a essere in grado di raccontarlo meglio per i futuri studenti, che voi dovete ragionare nell'increspatura, e nell'increspatura di uno c'è un'increspatura dell'altra, e queste increspature devono fare la stessa cosa, a patto però che l'increspatura nel dito indice e quello medio siano legati alla direzione di propagazione. Ok? Riguardate questa lezione, questo frammento di lezione, più volte finché il messaggio non arriva. E forse l'errore che ho fatto è utile, perché vi obbliga a pensare in termini di quella formula. Un'increspatura nell'E c'è un'increspatura di B. E le direzioni di quelle increspature sono dalla mano destra. E l'increspatura del campo B, in questo, l'increspatura del campo letto in questo modo, un momento, è di là. E l'increspatura del campo B sta entrando. Yes, yes, yes. Quindi la particella perde energia, c'è un flusso di energia. Perde energia, e quindi vedete che la potenza, la quantità di energia persa per unità di tempo dipende dall'accelerazione al quadrato in particolare, cioè anche se avete un'accelerazione positiva o un'accelerazione negativa, al quadrato è indipendente, avete sempre una perdita. L'energia sta uscendo dal volume di quella sfera, l'energia sta uscendo. Ok? Ecco, questo impedisce, era questo l'argomento che volevo fare, impedisce all'elettrone, per esempio in un atomo, arriva un'onda proprio alla frequenza giusta, lui prende energia, la assorbe dall'onda incidente e si metterà a oscillare, si metterà a oscillare. Ma perché se becca la frequenza giusta non va a un'ampiezza infinita? Perché nel momento in cui comincia a oscillare perde energia, quindi lui ne acquista e ne perde. Certo, la sua ampiezza aumenterà, ma non diventa infinita, perché per ogni energia che lui importa dentro, una certa frazione di energia viene dissipata. Dissipata non perché c'è attrito, ma viene ceduta, viene persa. Ok? Quindi non avete le famose divergenze, non avete questo termine qua, che sarebbe una divergenza, ma c'è un pezzo in più, c'è un pezzo in più che è una parte tra l'altro immaginaria, e questo pezzo in più non ve lo scrivo perché sarebbe eccessivo, però l'importante è che voi vediate che gioca lo stesso ruolo dell'attrito nel modellino della massa attaccata alla molla. Va bene? Ed è fondamentale questo pezzo per la visione, perché la luce incide qui, c'è un atomo, l'elettrone qui comincia a oscillare, rioscillando emette onde elettromagnetiche, e io che sono qua vedo le onde elettromagnetiche riflesse, perché l'onda andava per di qua, io sono fuori fascio, faccio l'onda elettromagnetica, sta andando di là, io sono dietro uno spigolo, non vedo l'onda, c'è un atomo qua, l'onda lo colpisce, l'elettrone oscilla, butta fuori onde elettromagnetiche perché riirraggia, e io dietro l'angolo vedo, cioè noi vediamo, no? Perché i corpi riemettono, cioè il fotone che arriva non è lo stesso fotone che arriva a noi, è un altro fotone riemesso dall'elettrone che quando oscilla riemette, io vedo un nuovo fotone che è stato riemesso dall'elettrone che ha assorbito quello che arrivava dalla sorgente. Non sono come biglie, che una biglia arriva e mi ritorna la stessa biglia che è arrivato. No, ho un fotone che arriva, ho un'onda elettromagnetica che arriva, eccita questo atomo qua, l'elettrone oscilla, riemette, io vedo un'onda che è una specie di coppia dell'originale. Va bene, abbiamo perso un po' di tempo, ma forse non è perso, anzi sono contento di questa lezione. Ero molto infelice. Verificate la dimensione di questa equazione, verificatela. Come fanno a fare i raggi X? Sapete come fanno a fare i raggi X quando andate dal dentista per controllare se avete carie o altri problemi? Prendono un fascio d'elettrone, c'è un filamento,
fanno passare corrente verso il filamento, c'è resistenza, il filamento è resistivo, di solito è tungsteno perché si scalda e scaldandosi non volete che si fonda, il tungsteno ha un'altissima temperatura di fusione, ha una certa resistenza, magari è un filo molto sottile in modo da avere una grande resistenza. Quindi gli atomi si scaldano, scaldandosi agli elettroni che stanno venendo sballottati, accelerati, emettono luce, per esempio, d'accordo? Magari se scaldate tanto, un elettrone può liberarsi, può staccarsi dal pezzo di filamento. Quindi emissione non solo di luce, quindi diventa rovente, lo vedete, caldo, rovente, ma anche emissione di elettroni. Certo che quell'elettrone che esce fuori fa diventare il filamento positivo, quindi l'elettrone potrebbe essere risucchiato dentro. Allora cosa si fa? Si mette qui qualcosa di positivo, quindi quando l'elettrone esce fuori è attratto da questo ed è portato via prima di ritornare al filamento e viene sparato a una certa velocità perché acquista energia cinetica attratto dal potenziale da un anodo, qualcosa di positivo. E quando questo elettrone va a sbattere sull'oggetto, che magari era positivo, perde la sua energia, perché viene frenato, no? E cosa succede? L'elettrone decelerato fortemente emette onde elettromagnetiche, solo che se la decelerazione avviene molto rapidamente, le lunghezze d'onda di queste onde elettromagnetiche non sono visibili e non sono neanche ultravioletti, sono raggi X. Quindi di fatto voi avete l'elettrone che arriva, si ferma in una zona molto limitata ed emette onde in questa direzione a più o meno 90 gradi. Quindi nei vecchi televisori a raggio catodico, se questo è il televisore, come faccio a disegnare il televisore, non è il caso di piazzarvi qua perché beccate raggi X. I raggi X sono buttati fuori a 90 gradi quando l'elettrone non è troppo rapido. D'accordo? E quindi qua mettono il paziente con la sua testolina e fanno i raggi dell'osso rotto, del dente rotto, eccetera. Perché i raggi X sono onde elettromagnetiche ma con una frequenza estremamente elevata, ok? D'accordo? Quindi con lunghezze d'onde molto piccole, eccetera, eccetera, eccetera. Se l'elettrone è molto rapido, voi avete mai visto questi disegni polari? Vabbè, questo è un dettaglio che vi risparmio. Ora, solo che tutto questo discorso mi ha perso, fatto perdere il filo. E cos'altro volevo fare oggi? Risonanza, un'allusione alla forma di emissione. Sono stanco. Vabbè, vi annuncio un paio di esercizi. Un esercizio va, che ho fatto l'altro giorno a un orale. Non c'entra niente con l'elettromagnetismo, che è un ripasso di fisica da prima parte del corso. Forse l'ho fatto anni fa e nel quaderno non mi ricordo più, ma è un esercizio che vi propongo, così siete anche un po' incoraggiati a guardare con le fotocopie. Immaginate un tavolo liscio. Sul tavolo liscio immaginate un blocco di sezione, che so, quadrata, che sta scivolando, quindi questo è uguale a questo, siamo lato A, lato A. È un blocco omogeneo, quindi il centro di massa è proprio nel centro del blocco, il centro geometrico. E il blocco sta scivolando sul tavolo senza attrito, con una certa velocità, ok? Con una certa velocità V0. Il blocco ha una certa massa, a un certo momento lui scivola allegramente e poi trova un brufoletto. Inciampa, il blocco inciampa, ok? C'è un urto contro quel brufoletto. Allora cosa succede?
quando il blocco sta per ruotare, dovrei fare il disegno in scala, quindi eccolo qua, quindi così, quando sta per ruotare è in questa posizione, proprio è nei precisi istanti in cui tocca il brufolo, sta per fare un urto col brufolo, poi inciampa sul brufolo. Brufolo, come lo possiamo chiamare? Un sasso. Sì, ma non è un sasso che schizza via, è un dosso. Sì, ma è, potete proprio pensare che viene agganciato a questo punto qua, viene agganciato, proprio inciampa. Poi forse è meglio fare il disegno. Quindi voglio fare il disegno il più possibile in scala. Quindi a un certo momento la comincia a ruotare, no? Comincia a ruotare. Allora, se guardate bene questo disegno, se il disegno lo fate bene, il centro di massa che era qui si sta sollevando. Il centro di massa prima era questa quota, adesso è questa. Si è sollevato il centro di massa. Allora dovete immaginare che se la velocità, ci sarà una velocità critica, che ovviamente poi dovete calcolare. Per velocità più basse della velocità critica, questo blocco arriva, inciampa, però torna indietro. Per velocità superiore, a velocità limite, se volete, questa critica, lui riesce a capottare. Il collega mi può inquadrare? Sì. Stava pensando a qualcos'altro, alla politica, al calcio. Quindi lui inciampa e potrebbe tornare indietro, oppure inciampa e potrebbe ribaltarsi, d'accordo? Quindi, adesso può tornare alla lavagna, non a me. C'è una velocità dove la particella ribaltandosi, alzandosi, rimane in equilibrio. Cioè se la velocità è più bassa di questo, va su e torna indietro, se è superiore, si ribalta, ma c'è una velocità magica dove voi lui arriva, si alza e sta in perfetto equilibrio. Io voglio sapere qual è la velocità. Come fate a affrontare questo disegno? Allora, immagino che i 4/5 di voi si alzeranno e torneranno a un appello successivo. Quindi io voglio sapere qual è la velocità dove lui rimane perfettamente in equilibrio. Quindi è una cosa così, dove il centro di massa è proprio lungo la verticale, ok? Quindi il centro di massa si è alzato il più possibile, Come affrontereste questo esercizio? Allora, voi dovete affrontarlo con la conservazione non dell'energia. Aspettate, c'è un urto e c'è una rotazione. Quindi, la conservazione dell'energia si applica da un certo punto poi, ma non nella prima parte dell'esercizio. La prima parte dell'esercizio, applicate la conservazione del momento della quantità di moto. E lo applicate rispetto a questo punto qua. Questo punto qua lo chiamate il polo. Perché potete applicarlo? Perché potete applicare la conservazione dell'aumento della quantità di moto rispetto a questo punto? Perché è chiaro che in questo punto c'è una forza che si esercita, che sta applicando sul blocco, come no? Ma la forza è proprio qui, no? Quindi se F, lo so, questo rappresenta la forza, boom, c'è una forza che sta agendo. E magari la forza al passare del tempo non sta cambiando, ma è sempre applicata qua. E qua la forza nasce dal contatto tra il blocco e il brufolo. E quindi quella forza, benché ci sia, ha un momento torcente rispetto al punto O, nullo. Perché per avere un momento torcente, non dimenticate che tau è uguale a R vettor F. E se R vale 0, perché avete scelto voi il punto in maniera intelligente, allora tau è 0. E se tau è uguale a 0, implica che L è una costante. Certo che questo è vero solo nel momento dell'urto, perché non appena il blocco si alza, ci sarà un momento torcente che viene dalla forza peso. C'è la forza peso
che nel momento in cui il blocco comincia a alzarsi, il centro di massa comincia a alzarsi, c'è una forza sul centro di massa, certo, si chiama forza peso, e rispetto al polo vedete che c'è anche questa forza qua, che ha un momento torcente. Quindi invece nel momento dell'impatto, cioè quando il blocco è proprio qui, è appena toccato, c'è una forza, d'accordo, chissà che direzione ha, ma in quell'istante non c'è ancora la forza peso, perché non c'è ancora il momento torcente a forza peso, perché il centro di massa si deve ancora alzare. Quindi in quell'istante voi potete dire che il momento della quantità di moto, prima che tocchi il brufolo, è uguale al momento della quantità di moto nell'istante dell'urto. Istante del urto, ma attenzione, ma prima che si innalzi, con due N, alzi il centro di massa. Quindi in questo momento c'è una conversione di energia di traslazione in energia di rotazione. Attorno a quale asse? L'asse di rotazione è questa qui. Quindi voi scrivete la momento a quantità di moto prima dell'urto quanto vale? Momento prima dell'urto, quindi L' è uguale a mv0, la velocità iniziale, per la distanza tra la linea di volo del centro di massa e il punto d'appoggio, che chiamiamo a mezzi. Questo è il momento della quantità di moto prima dell'urto. Ed è entrante nella lavagna. Nell'istante d'urto, prima che si innalzi il centro di massa, io so che questa forza non ha un momento torcente, quindi deve essere uguale a quello che è dopo in questo senso, la prima che si innalza. Cos'è questo? La scriverò, ricordatevi la famosa tabellina del moto traslatorio e del moto rotazionale. Nel moto traslatorio la variabile posizionale di solito è x, nel moto rotatorio la variabile posizionale di solito è un angolo. Traslatorio avete la velocità, rotatorio avete la velocità angolare. Qua cosa avete? Avete la quantità di moto che è mv, e qua cosa avete? L che è uguale a momento di inerzia per omega o per teta punto. Quindi avete che dopo, ma prima che si innalzi, è uguale al momento di inerzia per, chiamiamola, la velocità angolare con cui comincia ad alzarsi. È la velocità angolare con cui comincia a innalzarsi. È chiaro che una volta che si innalza il centro di massa c'è un momento torcente della forza peso che farà cambiare la velocità angolare. Si alzerà a una velocità angolare che sta diminuendo nel tempo, perché c'è un momento torcente della forza peso che lo vorrebbe far ricadere indietro o riruotare indietro, è meglio forse dire. Quindi omega 0 considerato come la velocità angolare con cui lui inizia a ruotare. Questo è il momento di inerzia rispetto all'asse di rotazione. Qual è il momento di inerzia rispetto all'asse di rotazione? L'asse di rotazione è questa, quindi qual è il momento di inerzia di un blocco di sezione quadrata? È un blocco omogeneo, quindi usate il teorema che il momento di inerzia rispetto all'asse Z è uguale al momento di inerzia rispetto all'asse X più il momento di inerzia rispetto all'asse Y, no? Il teorema degli assi perpendicolari. E quindi se questo è il vostro blocco e questo è l'asse X, qual è il momento di inerzia rispetto a un asse messo così? È un terzo M a quadro, quindi questo è un terzo M a quadro, questo è la stessa cosa per il quadrato, un terzo m a quadro, quindi il momento di inerzia rispetto all'asse x è un terzo, rispetto all'asse y è un terzo, rispetto all'asse z sarà due terzi m a quadrato. Ok, mettiamo i pezzi assieme.
Quindi questo è uguale a questo, ricavo questo, non mi pare? Quindi avevo mv0 a mezzi uguale a 2 terzi m a quadrato per omega 0, quindi deduco omega 0 e lascio a voi fare il passaggio. Quindi omega 0 si determina. Cos'è omega 0? Deve essere chiaro cos'è. Omega 0 è la velocità angolare con cui comincia a ruotare, quindi il brufolo sta convertendo in moto traslazionale e un moto rotazionale. D'accordo? Facciamolo velocemente, va. Quindi la A va via, aiutatemi a non sbagliare, la M va via, quindi omega 0 è uguale a 3 quarti, giusto? 3 quarti di V0 diviso A. Siete d'accordo? Sì? Je suis, ho ragione? Siamo d'accordo? Ok. Adesso verificate, prima di continuare l'esercizio, questo è un urto non elastico. Quant'è l'energia cinetica di movimento prima dell'urto? Prima dell'urto, l'energia cinetica prima dell'urto è uguale a un mezzo mv0 quadro. Subito dopo l'urto, prima che si innalzi, quella energia di traslazione è stata convertita in energia di ribaltamento, di rotazione. E l'energia di rotazione, come dovreste sapere, è un mezzo i omega 0 quadro. Mettiamo dentro i numeri. Quindi è un mezzo 2 terzi ma quadro, che è la i, omega 0 al quadrato, quindi è 9 diviso 16, a v0 al quadrato diviso a al quadrato. Allora, l'a al quadrato va via. Questo diventa 3, si mangia quello. Questo si mangia questo e rimane un 8. Al che io vedo che questo è uguale a 3 ottavi dell'energia cinetica prima. Ok? Perché l'energia cinetica prima è l'un mezzo, la m e la v0 quadro. Quindi l'energia di rotazione nel momento in cui sta iniziando a ruotare è solo 3 ottavi dell'energia iniziale. È un urto anelastico! Parte dell'energia di movimento è sparito a scaldare il tavolo, il blocco. Di questa energia che ho, adesso devo lottare contro la gravità per alzare il centro di massa. Di quanto si alza il centro di massa? Allora, questa è la parte più semplice, no? Quindi, questa energia qua, che è, dov'è? È 3 ottavi, facciamo 3 sedicesimi, facciamo così, no? 3 sedicesimi mv0 quadro. Questa energia è l'energia che adesso di movimento di tipo rotazionale, questa deve essere convertita completamente in energia di posizione, perché io devo sollevare il blocco e metterlo in equilibrio. Quindi il centro di massa inizialmente è a questa quota qua, e quando è a questa quota qua io l'ho innalzato di che? Allora, quando il disegno lo fate in scala, dovete immaginare che il centro di massa è qua giù e io devo alzarlo. Di quanto lo alzo? Trigonometria, no? Quindi questo è A, quindi questo qua cosa sarà? Questo cos'è? Cioè questo, anzi, cos'è? Visto che questo tra l'altro è un quadrato, quindi se il lato del cubo, se il blocco ha una sezione quadrata e questo è lungo A, quanto è questo? Allora questo meno A mezzi è il dislivello, giusto? Quindi quanto è questo qua? Questo è, dunque, cosa avete? Se questo è 1 e questo 1, se questo è 1 e questo 1, questo è la radice di 2. Quindi se questo lo faccio 1, questo deve essere 1 diviso la radice di 2, giusto? Quindi se questo è A, allora questo cateto qua, mi sbaglio, o è A diviso la radice di 2, ovvero è radice di 2 diviso 2A. Cioè questo cateto è dunque radice di 2 è 1,4,
diviso 2 è 0,7, quindi questo cateto è 70% di A. D'accordo? Ci siamo? Ok? Quindi, di quanto è l'innalzamento, di quanto si è alzato il centro di massa, da quando il blocco era piatto a quando viene messo il perfetto equilibrio? Il dislivello è questo meno A, no? Questo meno A mezzo, intendo. Quindi, il dislivello è radice di 2 diviso 2 A meno A mezzi, cioè è A mezzi per radice di 2 meno 1, d'accordo? Quello è il dislivello. Quindi l'energia di movimento rotazionale deve essere completamente convertita in energia di posizione, energia di potenziale della forza peso, perché il blocco deve arrivare in equilibrio e non muoversi più. Tutta l'energia è stata consumata a lottare contro il lavoro della forza peso. Tutta l'energia di movimento è convertita in energia di posizione. E quindi questo è uguale a... cos'è? A, quindi è mg a mezzi radice di 2 meno 1. E questa è l'equazione che mi dà V0, mi dà la velocità che mi porterebbe all'equilibrio. Ovviamente questa M è la massa inerziale, questa è la carica gravitazionale, eccetera. Fate un po', quindi V0, questa qua, questa è l'energia, scusatemi, è la velocità che mi serve per... affinché il blocco inciampando si innalzi e arrivi fermo nella posizione di lungo la verticale, dove il centro di massa è proprio lungo la verticale. Quindi se la sparassi proprio con la velocità rimarrebbe in equilibrio. Se la mando a una velocità più bassa, lui cerca di alzarsi, ma non è abbastanza energia di movimento rotazionale per arrivare a quella quota là, e quindi tornerà indietro. Se la mando a una velocità superiore, ha troppa energia di movimento, riesce tranquillamente ad arrivare a quella quota, ma ne ha ancora di energia di movimento, continua a ruotare e si ribalta. Se invece la mando proprio a questa velocità, l'energia di rotazione viene completamente consumata semplicemente ad alzare il centro di massa, e a quel punto, non essendoci più energia di movimento, è fermo. Ripensate questo esercizio, perché è un ripasso di un sacco di fisica, non vi pare? Non è un nuoto elastico,